Ma ciao. Allora, introduzione. Volevo dirvi due cose prima di cominciare a vedere il video. State lì, ascoltatele, perché altrimenti poi se andate avanti e non li ascoltate, non venite a rompermi. Ecco, ok? Perché mi sono accorta registrando il video a 13 minuti, mi sono accorta a 13 minuti che non avevo messo il microfono. Mi sono accorta purtroppo a 13 minuti, perciò poi dipende dal telefono che avete, dove lo ascoltate il video. Se sentite basso, ecco, scusatemi, mi scuso, è perché appunto mi sono dimenticata di mettere il microfono. Ok, ecco, perciò mi scuso per questo. Alzate il volume a palla fino a 13 minuti e poi abbassatelo, perché altrimenti da mia voce stridula io l'amplifo, non ho intenzione di pagarvelo. Ecco, perciò la tenete alto fino a 13 minuti e passa, e poi quando arriva che mi accorgo, perché lo vedete che mi accorgo e metto il microfono, sentirete più alto. Ecco, ci tenevo a fare sto pezzettino qua per scusarmi. Se c'ho pezzi in giro, non vi preoccupate, è che mangiando lasciate perdere, guardate il video, ecco. Buon proseguimento, buona visione e alla prossima. Ciao. 3, 2, 1, inizia il video. Buongiorno, buon pomeriggio e direi pure buon. Ciao. Allora, in primo piano, come vi piace a voi vedere il cibo in primo piano, ecco, mi sono fatta oggi due mega paninoni hamburger con il pane di hamburger, l'insalatina songino, poi c'è dentro pomodoro, due fettine di pomodoro, un hamburger di vitello, un po' di maionese e del formaggio grana grattugiato, a fettine, insomma, piccolino, ecco. Non ho formaggio a casa, perciò avevo il pezzo di grana, gli ho tagliato sopra quello e chi se ne frega, ecco. E questo è il risultato: due mega panini hamburger. Ecco, con l'apo qua che mi guarda come la fame nel mondo non si chiamerebbe così. Tema Halloween, come vedete, cominciamo a sfoggiare i cerchietti di tema Halloween. Vedete lì? Ho messo fuori quello delle zucche. A scarciufolo ho messo il cerchietto con i pipistrellini, ne ho altri da tirare fuori perché ormai siamo a tema Halloween. E questo è quello con ragnetto. Ecco, ok. Buon appetito a me, buon appetito a voi, a voi. Allora, io vi dico che a me McDonald's, vi dico la verità, non mi piace, preferisco farmelo a casa il panino, anche perché poi qua a McDonald's non ce l'ho, è distante, ma anche se ce l'avessi, anche quando era qua a Pergine anni fa, portavo Giovanni sì, ma io sinceramente non vado matta, vi dico la verità, per McDonald's. Potrei farne anche a meno. Preferisco un panino fatto così in casa. Vediamo se riesco a mangiarlo adesso. Ah. Buona perché questo pane è tenerissimo. Poi l'hamburger, come vedete, l'hamburger che c'è dentro è di vitello. È di vitello, perciò è tenerissimo anche quello. L'ho messo dentro nella friggitrice. L'ho messo dentro nella friggitrice ad aria. Senza olio, senza niente, gli ho messo un pizzico di sale e basta. L'hamburger. Questo video lo dovrò chiamare Porcelloso.
Questo video lo dovrò chiamare porcelloso perché non c'è un'altra maniera per mangiare sto hamburger. Come fai? Lo mangi col coltello e la forchetta? No, lo devi mangiare per forza così. Capito? Perciò... Oh! Mmm! È la fine del mondo, però, eh! Mmm! Da bene. La Coca-Cola zero, perché dopo un panino così la Coca-Cola zero ci vuole. Sono come quelli, no? Che vanno a mangiare di tutto e poi bevono il caffè col dietro. Vi volevo raccontare una roba, non so se ve l'ho mai raccontata, vi giuro. Mamma mia, no, devo dargli un pezzettino perché vi giuro, sta qua buono, poverino, è qua buono che non piange, però vi giuro lo dovreste vedere. Cioè, le bave che gli vengono fuori. Te lo do perché sei bravo, non stai piangendo. Perché ha appena mangiato. Non so se ve l'ho mai raccontata. A Vicenza, chi abita lì, mi dite se c'è ancora, perché non lo so se c'è ancora, perché io parlo che avrò avuto 17-18 anni, quando andavamo spesso al centro di Vicenza a fare, come si dicono, le vasche avanti e indietro, no? Ecco, e c'era lì, non mi ricordo se era un McDonald's o un Burger King o... tipo McDonald's era, però vi giuro che non mi ricordo se era McDonald's o se era qualche altra catena di queste robe qua, capito? So che andavamo lì spesso e non c'erano tutti i panini che ci sono adesso, capito? Perché parliamo di più di 30 anni fa, perciò ecco, figuratevi voi. Non so neanche se era McDonald's, ma io credo di sì, però se abitate a Vicenza è in centro proprio nel viale. Quello principale era a due piani, mi ricordo. Una volta siamo andati io, un ragazzo che sì, mi piaceva, dai, della compagnia, ma eravamo, mo non mi ricordo, 5-6, eravamo in parecchi, insomma, che si andava lì in centro a fare cazzate perché eravamo giovani, dai. Chi non ha fatto ste cazzate qua? Però vi giuro che le abbiamo pagate. Adesso io non mi ricordo se io ho pagato 70 o 80 mila lire o 90 mila lire, una roba del genere, a testa, perché ne abbiamo combinata una, devo dirvi la verità. Questo pane qua è buono, perché è buono, però a quella che si spacca, si spappola tutto. Questo qua è quello della Roberto, mi sembra che sia la marca, una roba del genere, però si spacca tutto. Beh, insomma, siamo andati lì a sto McDonald's Burger, non so come si chiamava, dopo per curiosità vado a vedere comunque se c'è ancora. Prendiamo, andiamo lì e andiamo su di sopra, capito? Su di sopra, perché c'era tipo una scala che andava su così, ok? E vedevi giù e poi c'era sopra tipo un soppalco dico io, grande, dove c'erano tutte le tavole che potevi andare su a mangiare. Quando avevi finito di mangiare, giustamente si doveva prendere e portare il vassoio con le carte da una parte, il vassoio dall'altra, e pulire e lasciar pulito il tavolo, ok? Ecco, ma come cazzo,
se tutto spappolato. Scusatemi, non è un bel vedere, però, capito, non è che posso fare altro. Allora, avevo staccato un secondo per dire a mio figlio che abbassasse la radio perché era con la musica a palla. Allora, andiamo lì, praticamente andiamo sopra, prendiamo quello che dovevamo mangiare e andiamo su di sopra, mangiamo, facciamo casino, ridiamo, scherziamo, eravamo giovani, capito? Nel scendere giù dalle scale, mai sia che l'abbiamo fatto, capito? Allora, vediamo se riesco a spiegarvelo. C'era, no? La scala che veniva giù così rotonda, no? E noi andando giù abbiamo preso il vassoio, l'abbiamo appoggiato e l'abbiamo accompagnato giù che scivolasse giù, no? Sempre tenendolo per mano. Però fai sì che io e sto cretino qua, due cretini, facendo i cretini, ma non mi ricordo se è scivolato a me, ma perché lui mi ha spinto, una roba del genere, ma il vassoio con la roba sopra, le carte, bottigliette, tutta la roba che c'era sotto, è finita giù nel tavolo delle persone che erano sotto, capito? È stato un macello, perché sotto c'era una famiglia, è andato proprio sopra, cioè la tavola, la famiglia intorno che mangiava, è andato proprio sopra la roba che loro avevano ordinato, capito? È stato un massacro. Le urla, il signore che ci ha urlato contro, noi che siamo scesi, i proprietari, quelli che lavoravano lì, che sono venuti lì, per tirarvela corta, abbiamo dovuto risarcire. Capito il danno, perché cadendo si era sporcata la borsetta della signora, si era sporcato il vestito del bambino, e insomma io mi ricordo sono stati 70.000 lire io e 70.000 lire lui, o 90.000 lire io e 90.000 lire lui. So che abbiamo fatto a metà, perché li abbiamo dovuto, non ci hanno mica fatto uscire, perché noi volevamo andare, ci hanno bloccati, hanno voluto, giustamente, perché lì ci si ribellava, però avevamo 17 anni, però avevano tutte le ragioni, ecco, ci hanno bloccati, ci hanno fatto dare la carta d'identità, tirato giù tutti i dati, il numero di telefono, cellulare, non c'era a quel tempo, no? Ecco, e poi ci hanno mandato a casa il conto da pagare, perché non potevamo fare a meno, perché avevano il documento, avevano fatto, tirato giù tutto del documento, il telefono e tutto quanto, e mi ricordo che abbiamo dovuto pagare. Ma adesso a ripensarci mi viene anche da ridere, perché mi ricordo, che la signora che era al tavolo si era tirata su urlando come una pazza, con la borsetta praticamente tutta sporca, perché gli era caduto giù, sapete, i cosi di cartone con dentro Coca-Cola aranciata, c'era dentro, non mi ricordo se era dell'aranciata, della Coca-Cola, andando giù mamma, che massacro. Ma più che altro, che figura di merda, voi non avete idea. Meno male che non c'erano i telefoni all'epoca, perché altrimenti saremmo usciti dappertutto quella volta lì. Saremmo usciti dappertutto.
carottino. Ma è normale, dai, quando si ha quell'età lì, cioè, se non le fai lì le robe. Oddio, non ho neanche messo il microfono. Sapete che ho visto adesso che non ho messo il microfono? Speriamo che abbiate sentito quello che ho detto fino ad adesso. Ma lo metto, ma ormai è tardi. Ma mi sono accorta che non ho neanche messo il microfono. Aspettate che... ok. Ma lo metto, ma ormai sono passati 13 minuti. Sono passati. Io spero che si senta, perché non ho neanche parlato forte, ho parlato piano. Speriamo bene. Speriamo. Non ce la farò mai a mangiare anche il secondo, perché io vi ho detto, non è che perché una persona è grassa vuol dire che mangi tanto subito. Io, per dirvi, anche una pizza faccio fatica a finirla, magari la mangio tre quarti e dopo il pezzo lo mangio dopo. Come adesso anche il panino, uguale, ne ho mangiato uno, però io adesso sarei anche sazia, capito? Cioè, sarebbe in più mangiare questo. Gli do un morso e basta, perché proprio non è che ho fame ancora di dire di mangiare un altro panino, sarebbe proprio ingozzarsi veramente. Giustamente non è che lo butto via dopo, fra un'ora, fra 2 ore, stasera lo mangio, eh. Non è che ci mancherebbe, però andiamo. Però guardate, vi dico la sincera verità, che un panino fatto così in casa rispetto a quelli del McDonald's, ragazzi, fatevelo in casa, perché io vedo i video che fanno, no? Gli youtuber così che fanno i video dei McDonald's o Burger King o qua e là, no? E quando fanno vedere l'hamburger, cioè è una sola de scarpe. Cioè, fanno vedere sto panino sciapo lì, rotondo, secco, con un cetriolo nel mezzo, una fetta di cetriolo nel mezzo. È un hamburger che non si può neanche chiamare hamburger, perché non si sa che cacchio ci sia dentro in quella carne lì, capito? Cioè, non si sa. È una roba così, ma fina, fina, fina così. Ma non si può neanche chiamare hamburger quello lì, cioè non si può chiamare panino. Cioè, ne devi mangiare 10 perché ti sazino quella roba lì. È tutto pane. Volete mettere uno così? Cioè, guardate la carne che c'è dentro. Cioè, la vedete? Questo è un panino, perché c'è dentro l'hamburger, con la carne di vitello. Questo è un panino veramente buono. Poi ci metti un po' di insalata. Io non ci ho messo il formaggio, perché vi ho detto che io non ne compro per me, perché non è che mi piace. Giovanni non ne mangia più, perché non mangia più latticini, perciò ho detto... compro sempre il grana, il pezzo di grana, gli ho grattugiato sopra dei pezzettini di grana, ed è buono ugualmente, guardate, vi assicuro. Però almeno è molto più sano di uno che comprate al Burger King o al McDonald's, che non sapete manco con che cacchio è fatto quell'hamburger lì, e non ha niente a che vedere con un panino così. So che non ci andrebbe l'insalata songino, perché ci andrebbe, penso che loro ci mettano la lattuga, penso che ci mettano, o l'insalata iceberg tagliata fina fina, o la fetta di lattuga penso che ci mettano. Io non ce l'avevo, ci ho messo il songino, ma chi se ne frega, noi siamo gente del popolo alla buona, lavate ciava così. Bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, mi scuso per l'audio, adesso quando stacco vado a sentire, ma sicuramente l'inizio del video fino a 13 minuti spero si senta, perché purtroppo ecco, è così, ecco. Io vi mando un bacio formato famiglia, grazie mille, mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, fate quello che volete, un bacio, ciao!